tutti e benvenuti a Mortal Kombat X ogni mercoledì e giovedì alle 5, nuovo appuntamento con la storia di Mortal Kombat X. Adesso mo basta ripetere il nome del titolo, se no andiamo in prigione. Ogni mercoledì e giovedì, meno finché finisce la storia, poi verrà sostituito con un'altra tipologia di video, sempre su questo fantastico gioco che è davvero bellissimo. E finché ci saranno capitoli, che sono 12, mercoledì e giovedì è appuntamento con la storia. Milioni di anni addietro, Shinnok, uno degli dei anziani, volle colpire a tradimento i suoi pari e invase la Terra. Raiden e gli dei anziani fermarono Shinnok, rinchiudendolo nel regno occulto. Altri seguirono le orme di Shinnok, come l'imperatore del regno esterno, Shao Kahn, ossessionato dalla conquista della Terra. Così Raiden spinse gli dei anziani a creare il torneo del Mortal Kombat per equilibrare le sorti, dando una chance alla Terra. Per generazioni, Shao Kahn seguì le regole degli dei anziani. La guerra si spostò nell'arena, dove egli mandò i suoi combattenti a sfidare i migliori difensori di Raiden nel Mortal Kombat. 2 anni fa, lui perse. Ma Shao Kahn non accettò la sconfitta. Violò tutte le regole del Mortal Kombat e invase la Terra. Gran parte dei difensori, i nostri amici, morirono. Divennero malvagi guerrieri non morti. Nonostante questo, fermammo l'invasione di Shao Kahn. Per punizione, gli dei anziani lo distrussero. Credevamo che l'incubo fosse finito, ma ora scopriamo che Shinnok stava manipolando gli eventi. L'invasione di Shao Kahn, la sua morte. Era tutto parte del piano di Shinnok per fuggire dal regno occulto e riprendere la guerra contro gli dei anziani. Gente che cammina proprio, spari, vabbè, quelli lì sono i cani della cripta. Aia, una mira, ma guarda, li hai salvati tutti, buondi. E poi là, mi serviva giusto il casco nuovo. E la fanno. E mo arrivate. Chapter 1. La meta è qui davanti. L'hai portato giù senza problemi, giusto? Come sempre. The best pilota. Quasi mai. Maggiore. Che cacchio c'hai da guardarmi così male? Va bene, avete le coordinate del rendezvous. Al confine della foresta. Da lì andremo al portale per il Tempio Celeste di Raiden. Dove ci aspetterà un infuriato ex dio anziano insieme ai suoi diavoli. Che ce lo fa il culo? Portali, demoni volanti, tizi ciechi con spade magiche. Sì, il mondo è cambiato. In peggio se non riusciamo a cacciare Shinnok dal Tempio di Raiden. Vuole avvelenare la forza vitale della Terra. E noi non lasceremo Ginseng. Io e Kenshi apprezziamo che il maggiore ci permetta di unirci a voi. Prenderemo a calci il culo ossuto di Shinnok da qui al regno occulto. Che parolina, però questi bombardamenti non mi piacciono minga. E vai, è uno via. Due. Chissà tre. Merda.
con, eh? Ci serve un pilota, vai Kenshi! Ehi! Quando cazzo è uscito questo? Oh! Bene! Triangolo! Come sono bravo! È anche bello! X! Ah, fangullo! Quadrato! Beh. X! Supporto! Oh, ho fatto supporto io! Che minchia è! La madonna! Dagli una spinta! È questo? Aia! Ma è smoke? Bello! Cerchio! Madonna! Ma non è un cerchio, non è un personaggio utilizzabile! Top, le kick! Vabbè, quelli là che volano ancora! Alve! No, si aggrappi! Ecco, spaccami tutto, ne? Quadrato! Visto con la coda dell'orecchio! Mo! Aia! Il signore è servito! E va, Mangul! Tanto non ti occorrono! Oh. Ah! Grande Bluetooth! Cerchio! Ah, Fangul! Troppo bello! Lo tagli! A stronzo! Un bel grattacielo ti sarebbe! Spear! No, bastardo! Parcheggio perfetto! Parcheggio perfetto! E mo? Ehi là! La fine è vicina! Stai un pochino esagerando o sbaglio? Ah, così paia! Non così però! Pesso di merda! Io si dovesse essere personaggio invece. Ah, ok, perfetto, no, va bene così. È che mi devo rimettere nella testa che sto giocando col mitico Johnny Cage, quindi mi devo rimettere in testa le due combo. Aia, il palo della luce, Lena! Non fa il suo lavoro, aia! Ah, subito così. Mortacci tua. Ancora qualcosa? Toh! Aia! Toh! Ah, Vangul! Ti metto a posto un po' qua. Non sapevo che fossi un mio fan. Ah, ah, vuoi l'autografo? No, aiuto! Non puoi farmi questa cosa che mi messa a cago addosso. Mega palla in faccia e... nelle palle, no! Ti devo fare il colpo nelle palle! Per forza! Ne va della mia vita! Oh. E ti faccio anche quello potenziato, non è vero? Aia! Mi lasci stare! Oh, pesce di merda! Scusate se non riesco a fare tante combo, ma c'ho in mente quello di Raggi X! Mi metto quello di Aaron Black di combo, quindi no, non riesco a ricordarmi queste. Yeah. No, io voglio la fatality. Meglio tornare all'elicottero. Mi sa di sì. Sonia, esci da lì! No! Aia! Ma no, è sub zero questo. Alla faccia di Smoke. Oddio. Piede di porco, è confermato Half-Life 3. Quello era fastidiosamente freddo. È un pochino. Aiuto! Calme. Bello costume di Sub-Zero però.
Oh, aia. I mortacci, due. Tanto non ti occorrono quelle. Bastardo. Ghiacciolo di merda. Ma perché ci vuole sempre i personaggi ghiacciolo di picchia duro? Me sta a sfondare questo, eh. Me sta a sfondare. Non c'è niente da fare. Mortacci. Tua. E vaffanculo la mascella. La testa e pele kick. Direttamente da fuga della vittoria di Ferrera. Ma una faccia può fare così. Eh sì. Mi giro sempre per vedere Lost Computers. Chi è? No, un po'. Giustamente mettiamo a posto le articolazioni qua. Se lo scricchiano. E se scricchiano dopo non vanno bene, no? A sub zero. Hai mancato l'orto. Va a fare ghiaccioli. Aia. Mortacci. De tu nonno. In caviola. Che vendeva porta a porta. Te aia. E va a che cazzo era quella mossa lì. No. Te. No, basta, palle, palle. Mamma mia, quelle rosse in faccia. Oh, datemi gettoni. Preferivo combattere dalla stessa parte. E che vuol dire? Tutto bene. È andata meglio che agli uomini. Mettili nella lista dei crimini per cui Shinnok pagherà. Tiri fuori penne e calamaio. Penne e calamaio, Ammortacci tua. Via il vecchio. E quel combo. Un bugini, mi sa. Almeno. Dietro. Che minchia sei? Bene. E mo? Che c'è? Sì, io da bambino amavo mettere le dita nella presa delle spine. E diventare un barbecue umano. L'hai ucciso, bello. Raiden, dobbiamo rinforzare le difese del portale di sotto. E mo me lo dici? No, Fucino, è troppo tardi. Cacchio, eh? Fucino. Che cazzo fa Quanci? E mo? È mica contro di noi? Ecco i potenti dei della terra. Tu infanghi questi terreni consacrati. Ah, Kratos, ma vaffan. Mi farà piacere vedere i vostri amici. Striker. Cabal. Voi li avete abbandonati a morte. Non mi viene in mente la donna. Una vita peggiore della morte. Qualcosa che presto condividerò. Sindel. E il mio padrone sarà testimone della tua caduta. Bene. Facciamo un po' di barbecue qua, che fa sempre comodo. In maniere. Attenzione. Che minchia sono? Jax e Smoke. Quello là è Smoke. Non mi viene in mente questo. Nightwolf. Ah, quindi sono ritornati in modalità zombie. Perfetto.
questo è un... No, è noob, mi sa. No. Portacci tua. Aia. Smoke. Smoke è morto. Io sono Venera. Chi è Venera? Diedi due colpi. No, la mia donna. Questa è la tua ultima missione, Sonia. La mia mucchiera. Il vero Jax non colpirebbe il suo migliore amico. Johnny Cage, ucciderti sarà un piacere. Ma mortacci d'uaglio. No, pesce di maglio. Non ero preparato psicologicamente. Madonna, se mi sta sul cazzo che Jax qua. Mortacci tua. E di tutti gli zombie che si sono riportati in vita. Mortacci a loro. Aia. C'hai, le c'hai i pugni nelle mani. Oh. Ah, minchia. Aspettavo ancora un pochino. Però che c'hai i calci. Mega paio. Mega power. Mortacci. No, 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 no. Eccolo là. Con che gonnellino mai ammazzato. Oh. Elevation kick. Aio. Aia. Mortango. Con calma, ne. Affanculo. Mortacci tua. Mi hai rotto le balle, eh? Sai cosa vuol dire? Mamma mia. Come te sfondo il culo. No. Già mai. No. Avangulo. Io batterò i Sons of Anarchy. Aia. Affambagno nelle balle. E non dire che non ho fatto nulla per te. Non ti occorrono quelle. Aio. Perché? Aspetta sempre 50 anni per colpire poi. Aia. No, non l'ho preso nelle parti. Olanda. Mados. Aia, mi sono buttato il controller in faccia. Mamma mia, ne mega combo. E beccati questa. Tanto che ci siamo. Oh, aia. No. No, Jax, eh. No. E va, fangul. Mando cazzo, vuoi andare? Ti sistemeremo prima o poi. Tieni. Dacci tua. Bene. È un piacere rivederli. Sonia. Non è lui. Un po', diciamo, venuto fuori da The Walking Dead. Maggiore Blade. Sergente, cosa c'è? Quello è l'ascensore. Sì. Perché ci vede bene. Sento questo discenso e le anime dei miei antenati. Mi guideranno. Sì, ma possono fare più in fretta. Oh, è mobile. Respingete. E sto ascensore? Anatagai Rakimasu. Chi è che mi... Su. Tutti indietro, adesso. Demo putei, demo dentro l'ascensore. Avanti. E noi? Ragazzi, voi state qui. Chiudete la porta. C4. Alla. Bomba, bomba. I zombie. Via, arriviamo. Tenete duro. C4.
Sì, quella è Singer, se non sbaglio. Un Kratos dietro. Mortacci due, che dovevano essere forti. Ma che stai a fare? Oh. Pregate per me. Eccola qui, Raiden. Shinnok. La tua eredità. Ta. Tu avveleni i loro cuori con la speranza. E tu cosa offri? Carlo Conti. Che hai offerto millenni fa, quando hai tradito gli altri dei anziani e hai attaccato la Terra. Noi ti abbiamo fermato, imprigionandoti nel regno occulto. E lo faremo di nuovo. Se allontani l'ombra dalla luce, l'ombra cresce. E non paghi la luce, cioè, si risparmia. L'eredità della vita e la morte, Raiden. I miei seguaci l'hanno accettata e ora vanno avanti. A gonfie vele. Sono per me. Maia. Fa male ciò. A Kratos. Aio. Drop kick. Aio. Cosa hai detto? Permanente. Arriva lui, pam! Mortacci due! Tu non toccherai il Jinsei! Oh sì che lo farò! E chiunque nel regno della terra capirà la verità della morte! Bene! Siamo tutti felici! Li sta catturando! Gotta catch em all! Io. Ecco. Oh, scusi, signora, non l'avevo vista. Ops. Miserabile sciagurato. Insignificante particella marcia rifeccia. Ma come hai osato? Mortacci tua. Prendi il biscottone. Quello è mio. Sì. Mi fai tanto, eh? Pronti? Come sempre. Certo. Due contro uno qua, la famiglia Cage. Mortacci due. Certo. Biscottone. Aia. Lei sarà la prima a unirsi. No. 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 Divento Hulk. Sa che sono io. Eccoci. Non sono certo di cosa sia successo, ma sono certo di questo. Non provare a farle del male. E mo te sfondo il culo. Non provare a farle del male. Le ultime parole famose di Johnny Cage, la prima parte, è finita qua. Ci vediamo domani con il nuovo episodio della storia di Mortal Kombat. Booyah!